Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Pokémon Snap. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con il primo episodio di questo nuovo gioco e ci siamo lasciati appunto con il primo giro, quello introduttivo della primissima area. E ora dobbiamo avanzare. Oh, hai deciso di dare inizio alla tua avventura fotografica. Prima vorrei parlarti di un'altra funzione utile della Richard Camera. Sentiamo. Si tratta del radar. Come facile intuire, ti permette di sondare l'area intorno a te. Ti darà informazioni sui Pokémon che vedi e segnalerà qualsiasi cosa di insolito. Prof, cosa intendi con insolito? Te lo chiedo sempre ma non me lo dici mai. In parole semplici, qualsiasi cosa faccia drizzare le antenne al sistema. Beh, finché non fa alzare altro. Capirei meglio con un po' di pratica. Rita, perché non gli dai una dimostrazione? Con piacere, lascia fare a me. Dai, prepara la fotocamera. Vediamo che cosa c'è di insolito allora. Usare il radar è semplicissimo, basta premere X. D'accordo. Ok, X. Vedi? Vabbè, tanto lo dice lei, quindi. Sì? Di qualcosa che vale la pena. D'accordo. D'accordo. Un'analisi del punto. Fammelo fare. Ah, ok, mi da. Vabbè, era ovvio, però almeno sappiamo. Chissà chi è questo amico. Secondo me è Oak. Sì, semplicissimo. Ok, quindi se appare vuol dire che c'è qualcosa da fare, d'accordo. Ah no, quello, no, io pensavo la scansione. D'accordo. Ovvero? Ok, interessante. Va bene, questo è buono in realtà. È un'alternativa alle mele o alle palle che gli tiravamo. Ottimo. Dai, Jeb. Ecco fatto, prof. Ho spiegato tutto alla perfezione. Intanto il cane è arrivato da dietro. Grazie, Rita. Il radar ti aiuterà a capire tantissime informazioni interessanti. Fanne buon uso. Ci vediamo, allora. Ma quindi, io posso. Ok, prima di tutto cerchiamo di scattare le foto più possibile del parco naturale durante il giorno. Ok, continuiamo di nuovo con la stessa zona ma ancora di giorno. Quindi ci facciamo un giro veloce, facciamo tutte le fotografie e poi avanziamo. Sarebbe bello se facessero un aggiornamento di questo gioco o aggiungessero anche, non ti dico un DLC, però i Pokémon delle ultime generazioni, sia mai anche Leggenda Arceus, non sarebbe una cattiva cosa, no? Allora, provo ad attirare subito la sua attenzione. Oh, col bastoncino in mano, ma che carino. Oh, c'è, eccolo lì. Ah, noci di cocco. No, frutti per terra, d'accordo. Fermo lì. Il cristal fiore, di cui ancora non sappiamo nulla. La paperella piccola. Che carini, aspetta. Non c'era quel Bidoof l'altra volta o sbaglio? È uno tut. Vabbè, non è una bellissima foto però. Ulla, che Bufalant mega vicino che abbiamo. Rieccoti qui, quale bella scoperta mi hai portato questa volta. Non lo so, vediamo subito. È un Bufalant, è la tua prima foto da 2 stelle. D'accordo, quindi ce l'abbiamo anche diversa. Perfetto. Ah, dorata, non male dai. Bidoof, da 2 stelle, perfetto. Doro. Vurpel, è la prima foto da 2 stelle. Ottimo. Ducklet, la nostra primissima foto di lui. Ed è da 2 stelle, non male. Argento. È un po' lontano effettivamente. E Swanna, da 2 stelle. Vediamo. Quanto abbiamo fatto? Ah, bello lo sfondo. Diamantato addirittura. E infine il culo di Utut. Quanti punti mi vale? Secondo me pochissimo. Beh, oddio, neanche poco. Poteva andare peggio. Teilo, 2 stelle, perfetto. Ed è diamante. Che poi non è molto diverso da quella che già avevamo.
Contento lui però. Oh, mi aspettavo molto di meno. Vediamo, saliamo di livello? No, peccato. Visto che la ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti. E credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. Sembra che tu ci stia già prendendo la mano. Direi che è arrivata l'ora di esplorare il parco naturale di notte, che ne dici? Ok, devi sapere che una delle peculiarità di Lenti è il cosiddetto fenomeno Lumina, o Lumina, dipende dall'accento. Sei stato tu a capire come funziona, giusto? Esatto, tuttavia va detto che ho solo descritto il funzionamento chimico. Lo scopo della mia ricerca però è trovare quei Pokémon speciali di cui racconta l'antica leggenda, quindi non sono shiny, sono solo luminescenti. Ah già, i Pokémon Lumina, giusto? Credevo fossero solo dei vecchi racconti. E invece a quanto pare no. E invece esistono davvero. Hai visto anche tu le foto delle cronache di Lentil, se non erro? Certo, ma sono così sfocate che non si vede niente. E poi sono vecchi di 100 anni. Ad ogni modo, rimandiamo questa conversazione a dopo. Per il momento, goditi la tua spedizione notturna. D'accordo, capo. Quindi, finalmente, si va di notte. Cosa carina in realtà che ti danno lo stesso percorso ma in orari diversi, che ovviamente nel gioco precedente non c'era, era tutto incluso in ogni percorso, al suo orario, alle sue cose da fare. Ed eccoci arrivati di notte. Che poi noi veniamo digitalizzati, cioè veniamo scomposti e ricomposti. Ehi, buongiorno tu. Ottimo. Ui. Ehi, girati. No, bastardo è scappato. I Buffalant che dormono. Ciao. Madonna mia, quanto vicino. Aspetta. Meglio non disturbarlo, dai. Ehi, stronzetto, è scappato. Ecco qua, dovrebbe... Ah, spero di averlo preso. Ehi, esci fuori. No, di nuovo ste gambette de fuoco. C'è qualcuno che gridacchia di qua, eh? Aspetta, quindi il fiore luminescente che era... Ah, erano i Markro, forse. Che carino. Oh, aspetta, il fiore luminescente che c'era qui, quindi. No, è volato. Vabbè. Pinsir. Madonna mia, quanto vicino. Voi, io l'ho fotografato poi. Torterra. Ma quanti c'è? La madonna. Quanti sono? Se questa non mi dai almeno 2 stelle. Madonna mia. Ui. Quello è luminescente. Un Pidgeot. Bello. Che bello. Madonna mia. Ermoli. Madonna, che palle. È volato via Pidgeot in ogni caso. Bidoof che dorme. No, l'ho svegliato. Ma sta nuotando mentre dorme? Ok. Eccolo lì, Utut. Intanto lo prendiamo da qui, poi. Vediamo se... quanto riusciamo ad avvicinarci per Utut. Ecco qui. Magikarp che c'era prima. Ciao. Ehi, direi che puoi andare, no? Andare dove? Ehi, andare dove? Boh, vabbè. Io intanto continuo a controllare tutta la zona. Però è strano che davvero l'effetto luminescente è... non solo sopra il... Combi. Vabbè. Non so... Madonna mia, quanti.
Dai, è un po' lontana, però. Ciao. Mi ha pure sorriso. Dove? Eccola lì, un cristal fiore. Vediamo se riesco. Non ne ho presi tantissimi, però almeno era vicina. Scorbanni che dorme sopra. Se riesco. Non ti ho cagato, scusami, stavo fotografando Scorbanni. Tanto sicuro adesso me la fa rifare perché abbiamo rivelato cose, sì. Vediamo, c'è una miriade di cose di cui vorrei parlarti, ma per ora concentriamoci sulla valutazione delle foto. Allora, Scorbanni, direi proprio di scegliere una di queste due e farei questa qui. Bufalant, direi questa. Markro, 3 stelle addirittura questa. Caterpie, questa. Insir, questa. Combi, questa qui, lo sfondo è più bello. Crystal Fiore, io gliela do, poi vediamo. Pidgeot, questa. Swanna, questa qui da 3. E Torterra, questa qui. Vediamo la nostra valutazione. Scorbanni, non ne avevo ancora dati su questo Pokémon. Vediamo quanto prendiamo. Diamante, perfetto. Che poi è cristallo, forse, non lo sapremo. Bufalant, vediamo, 2 stelle. Più punti questa, perché è più vicina. Però questa mi piaceva di più, ti dirò. Però questa è diamante, quindi ciuccia. Poi Markro, 3 stelle, la primissima foto da 3 stelle che abbiamo, tra l'altro. Vediamo. Oro, speravo qualcosina di più. Caterpie, non mi aspetto niente di che. Vediamo. Bronzo, forse, forse argento. Ah, oro, addirittura. Vediamo. Pinsir, dai, questa è vicinissima. Questa è vicina. Diamante? No, oro, vabbè, non mi aspettavo granché, però. Combi, boh, non lo so. Oro? Forse argento? Argento. Torterra, dai, mi sorride, ci sono i fiori, su. E c'è un Torterra dietro, tra l'altro, visto adesso. Diamante, non male. E infine Swanna. Effetto luminoso. Non mi aspettavo granché, effettivamente. Pidgeot, è abbastanza vicina, no? Però sarà argento. Oro, perfetto. Bidoof per 15 punti, meglio ancora questa. Utut, dai, è molto vicina questa. Perfetto, speravo qualcosa di più. E il Crystal Fiore. È un Crystal Fiore di Floro. La luminescenza che vedi è ciò che chiamano il fenomeno Lumina. Quindi si fotografa anche questi. Quindi tutto ciò che è fotografabile si fotografa. Quanti punti avremo fatto? Non siamo saliti di livelli. Le nostre spedizioni serali sono appena cominciate e tu di certo metterai a frutto tutto il tuo talento. Dai il meglio di te. Che cosa abbiamo ottenuto? Tra amici. La luna. Il cristal fiore. A proposito, visto che la tua ricerca procede speditamente, ho una comunicazione da farti e credo che ti risulterà molto gradita, ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare. Sì. Che cos'è sta roba? Belle le animazioni, comunque. Che cos'è quello? Ci spieghi, prof. Ricordi quando ti sei avvicinato al campo di fiori? Ebbene, in quello stesso istante abbiamo rivelato livelli di energia incredibili. Inoltre, la fonte di queste onde energetiche sembra spostarsi, anche se di poco. Tutto fa pensare che si trattasse... di un Pokémon Lumina! Non possiamo esserne certi al momento, ma sì, potrebbe essere. Magari è grazie a te che è saltato fuori. Non è che hai fatto qualcosa di speciale? Non lo so. Fotografare? Stavo pensando la stessa cosa. Mi è difficile credere che si sia trattato di un caso. Per cui mi chiedevo se potessi tornare laggiù e indagare. Uffa, che invidia, voglio andarci anch'io. Sì, ma tu non sei speciale. Tu resterai qui con me, Rita. Seguiremo la spedizione dal monitor. Bene, parti pure quando sei pronto. Dojinshin. Andiamo allora. Vediamo questa meravigliosa spedizione notturna. Zona Lumina. Ah, è addirittura una zona ulteriore.
Ah, è una zona proprio specifica. È proprio dove c'è il campo di fiori. Forse dovevi guardare più che ascoltare. Ma cos'è? Siamo noi che siamo speciali e riusciamo ad attivare il potere Lumina? Lumina Power! Oh, ma guarda! Il Meganium che c'è sulla copertina. Ciao! Sono Meganium! Sono luminoso, hai visto? Nessuno mi caga, però in questo gioco sì. Che carino, eh? Sono Meganium ga Illumina Pokémon da. Sattei o tanamu. Ehi! Bello! Beh, vuoi fare qualcos'altro? Ti giri ancora un pochino? Ui, aspetta. Cos'è che devo scannerizzare? Non lo so, gioco, dimmelo. Cosa vuoi che scannerizzo? Lui? Lo so che devo scannerizzarlo. Dai, mettiti più davanti. Guardami. No, 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 andiamo più veloce noi. Ti giri, per favore. Bello. Ogni volta che si avvicina a un cristal fiore è felice. No, bastardo, girati. Vieni qui. Lo so, gioco, dobbiamo aspettare che vada ad annusarne un altro, mi sa, E mi sa che adesso è finita. Quanto ci fai? Si è allontanato. Ma va. E siamo arrivati all'uscita. D'accordo, andiamo. Ora purtroppo dobbiamo scegliere solo una fotografia. Come la vai a scegliere qua? La voleva mentre era luminescente. Cioè, quindi tutte le altre foto non servono a una bega. Vediamo la valutazione. Beh, una foto è, quindi non è che... E io mi sono concentrato su di lui che faceva tutte le cose, ma non mi aspettavo che dovessi farla quando annusava. Sarà almeno oro? Diamante. Non ci lamentiamo, no? Vediamo. Ah, un punto serviva per salire di livello. Vabbè, ottimo. Bene, i progressi non si fanno attendere. Credo proprio che i Pokémon si siano già abituati alla tua presenza. Quindi, che cosa abbiamo ottenuto? Scatto perfetto, 5000 punti. Ottimo, gentile mistero. Hai ottenuto il filtro cartone animato. Carino. Ah, a proposito, ora che abbiamo i dati sul Pokémon Lumina, ho delle notizie da darti. Vedrai, ti stupiranno, ma te ne parlerò quando avrai finito di sistemare le foto. Ah, rieccoti. Allora, che mi dici? Era una meraviglia, no? Non era enorme, ti ha detto qualcosa? Su, Rita, calmati adesso. Senti chi parla, anche tu stai facendo salti di gioia poco fa. Ecco, comunque, il Meganium di poco fa era senza ombra di dubbio il Pokémon Lumina. Tutto coincide perfettamente con le leggende. Parli della leggenda della grande catastrofe? Quella che racconta che alcuni Pokémon Lumina che salvarono Lentil da un grave pericolo. Esatto. Stando alla leggenda, quei Pokémon Lumina avevano dei disegni particolari sul corpo ed emanavano una luce insolita. Proprio come quel Pokémon. Esattamente. Sono convinto che la leggenda racconti dei fatti realmente accaduti. Che leggenda, però? Che fatti? E la nostra ricerca sarà fondamentale per fare chiarezza sulla storia. Oh, a proposito, prof, ora che ci penso, non volevi parlare anche di altre cose? Per oggi direi che basta così. Si è fatto tardi, continueremo domani. Buongiorno, hai dormito bene? Tornando alla nostra ricerca, come ti diceva Rita,
Siamo giusto per dare inizio alla spedizione, pronti a setacciare l'intera regione di Lentil. Quando sei arrivato tu, hai subito scoperto un Pokémon Lumina. Credi che le due cose siano collegate? È difficile dirlo al momento. Tuttavia, ho il sentore che con te in squadra potremo diventare testimoni di eventi molto interessanti. Perché sei il prescelto, davvero? Beh, perché no? Oh, questa sì che è una risposta convincente. Comunque io sono d'accordo. Più siamo, più ci divertiamo. In tal caso ufficializzerei la cosa. Che ne pensi? Vorresti far parte della nostra squadra di ricerca? No. Vai via. E certo, senza spiccicare una parola. Hai deciso dunque? Ah, che bella la medaglia. La voglio. Chissà se qualcuno l'ha fatta tipo su Etsy quella medaglia. Sono curioso, sai? Ah, è vero, lei ce l'ha qui, non l'avevo notato. Sembra fatta apposta per te. Dai, cominciamo subito, l'avventura ci aspetta. Non vorrei fare il guastafeste, ma in realtà ci sarebbe ancora un paio di questioni in sospeso. Ah, sì? Si tratterà di aspettare solo un tantino di più a lungo, ma ne varrà la pena. Ti spiegherò tutto prima della prossima spedizione. Perfetto, e allora noi ci salutiamo qui. Che cosa abbiamo ottenuto? Il distintivo della squadra. E? Distintivo della squadra? Ah, icona del profilo! Quindi, signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito avete seguito. Se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!